Ciao a tutti da Meno Carbone, benvenuti in questa seconda lezione di Andrea. Oggi studieremo insieme due righi. Vi farò ascoltare questi, innanzitutto ascoltate il brano che trovate sul canale. Questi due righi sono questi, quindi introduzione già l'ho vista nella lezione precedente, ed eccoci qua, è questo. Quindi. Già qua è il terzo rigo successivo, che poi è la stessa cosa, cambia solo un po' la ritmica e qualche nottina in più. Insomma, a livello armonico è uguale, le note cambia ben poco, per questo ho deciso di fare solo questi righi. Andiamo col quarto dito in apertura e poi ancora il quarto dito. Quindi siamo, dopo aver fatto questo, il collegamento, il quarto in apertura, quindi questo un. Mettiamo un metronomo, ci aiuta, vi aiuterà anche a capire la ritmica, altrimenti è tutto un po' vago così. Aumentiamo un po' la velocità del metronomo, tutto in diretta come sempre, come se, insomma, come se ci fosse voi qua, insomma. Quindi questo 1, 2, 3, qua. Possiamo anche rallentare un po', 80, così è più semplice capire 2, 3, qua. 1, 2, 3, qua. Fermiamoci qua, quindi facciamo questo, quindi 1, 2, 3, qua. Solo questo, quindi è questo. L'ultima battuta in levare il 4, poi legato fino al battere, riaggancio in levare. Un altro movimento, quindi un pa 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 chiaro? Ecco qua, vedete, ve lo spiego anche ritmicamente. 1 elevare il 4, poi 4 battere, 4 elevare, 4 battere, 4 elevare, che rimane premuto fino diciamo al movimento successivo. In battere, in levare si aggancia un altro 4 che dura un quarto e mezzo, insomma un movimento e mezzo in levare più un altro movimento, va bene? E l'effetto è questo, quindi sentite il piede, un pa, il metronomo personale, quindi un pa, quindi va bene. Quindi fatto questo, ripetete questa frase di qua, un ta, va bene. Poi dopo questo qua abbiamo 1, 2, 3, 4 momenti di pausa, quindi come abbiamo calcolato prima senza tenere presente questa nota, è chiaro? Quindi 1, 2, 3 in diciamo imbattere la pausa e levare abbiamo un quarto dito, 1, 2, andiamo avanti insomma, e quindi la prima frase, vi metto diciamo, un segno con la matita così vi ricordate qual è, quindi 1, 2, 3, qua, questo 1, 2, 3, qua, in levare, in apertura e chiudiamo col 3 e il pollice, quindi pa, pa, questi due tasti, potete fare anche così, se volete, quindi pa. Quindi pa, pa, quindi battere e levare, ta, ta, più 1, 2, 3, quindi ta, ta, 1, 2, 3, quindi questo 1. Apro col 4 e chiudo con questi due. Va bene, col metronomo è questo. 2, 3, qua. Quindi 1, 2, 3, qua. E ci siamo. La frase è questa. Il 4 in apertura, 1, 2, 3, pausa in battere il 4, chiudo con 3 pollici o 3-2 cerchiato, che dura il levare più altre 3 pulsazioni. Andiamo avanti, una pausa, un movimento di pausa, poi sempre quel tasto di prima. Quindi pausa, 1, potete mettere anche il pollice o il 2, fate voi. Quindi pausa, 1. Cambiate dito poi, chiaro? Quindi è questo. Un pa, cambiate dito e ci siamo. Ecco qua. Ripetete questo. Di qua un ta 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 ta. Questa è l'acciaccatura, però lasciamo perdere gli abbellimenti. Ecco qua. Fatto questo,
Collegate tutto di qua andando avanti, che è questo quindi. Un. Poi. Poi un, il 4, sempre chiuso, il 4 rilevare e apriamo, quindi un, stessa ritmica di sopra, il 4 in chiusura, poi in apertura e ci fermiamo qui. Quindi vedete, il quarto dito in levare qua, sì. Però è indicato male, il 4 in chiusura questo, un 4, poi apertura, è uguale a sopra, insomma, vedete, stessa battuta. Ripetete di qua, bene, ben fatto. Avete memorizzato questo, un poi un, due, tre, in pausa, pausa in battere, in levare abbiamo il pollice, quindi questa, quindi pollice. In apertura e chiusura due volte il tasto di sottocerchiato, quindi un po', un, due, tre, qua. Andiamo avanti, memorizzate questo che vi ho detto ora, poi uno, un, come sopra, un po', uguale a sopra, non cambia nulla, potete mettere il secondo dito, un, così quindi. Quindi qui sotto vedete ho messo il 2, perché? Perché già mi trovavo nella in una posizione diversa, però non è un problema. Quindi qua ho inserito il 2, ma la posizione era diversa, va bene? Quindi poi inserite anche qua il 2 se volete. Fatto questo, collegate il tutto. E questo quindi, tutti e due i righi, quindi. Ci siamo qui, ecco qua, ripetete tutto di qua fino a qua. Se vogliamo andare avanti qua è diciamo la stessa cosa, cambia la ritmica solo, i tasti sono gli stessi, cambia qualche notino in più, quindi riprendiamo, vabbè, andiamo avanti da questo quarto dito, memorizzate prima questo altrimenti non ha senso andare avanti, dopo 15 giorni, un mese che avete memorizzato benissimo questo, un giorno fate voi, il quarto dito di qua in poi è questo, quindi invece di fare un ta 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 è questo un ta ta. Quindi questo un ta, poi quattro, chiaro è questo un ta, levare, battere, levare, più altri due movimenti. Metto un metronomo se è più semplice, abbasso la velocità così potete capirla meglio. A 66, 3, qua. Chiaro. Ecco qua, ho fatto questo. Fino a qui va bene, oppure sentite il brano cantato, è più semplice molte volte. Poi questa è la prima frase, l'altra frase come sopra ci sta solo una nota in più, prima avevamo il 4 cerchiato in levare, ora abbiamo 4 3, quindi questo cambia poco, un 4 3 cerchiato in apertura, 4 3 in chiusura, quindi apro, chiudo. Memorizzate quello che vi ho fatto vedere ora, che è questa frase qui, in apertura, andiamo avanti qui ancora, molto veloce, quindi poi, e cambiamo dito sullo stesso tasto, chiaro? Ripeto questo, un, due, cambiamo dito, ecco qua, memorizzate anche questo, dico bene, sì, qua. E fate il cambio, andiamo avanti, l'altro tasto, il quarto dito, un, stessa cosa di sopra, cambia solo il ritmo, quindi un, questo col metronomo, un, due, tre, qua,
Va bene? Ho fatto questo, da questa nota qua fino a questa battuta. Ascoltatela più volte, tanto potete ascoltarla anche 1000 volte, non è un problema. Ecco qua. Segnatevi il tempo dove c'è questa battuta, la ripetete. Ecco qua, questa. Poi andiamo avanti con l'altra battuta. In tema diciamo, sotto questo video troverete i vari pezzetti, insomma, quindi vi darò possibilità di selezionarli, quindi andare direttamente verso le varie parti. Quindi ripetiamo questo. Poi come sopra il pollice cerchiato, solo che 2 volte. 1, 2, 3, pa, pa. Qua c'è il pollice, quindi pa, pa. Quindi pa. Questo sarà 1, 2, 3, ta. Chiudo col 2 cerchiato, pollice. Poi ta. E ci siamo. Cambia solo qui rispetto a sopra, ma sono piccoli cambiamenti, vedete? Quindi un qua cambia poco rispetto a sopra, va bene? E ci siete. I 4 righi sono questi, ripetendoli di qua. Fate il pezzo, questo, il primo ritornello, e ripetete tutto da capo. E poi ci sta la parte successiva che vedremo nella lezione, nella prossima lezione, se ci sarà interesse. Di qua si ripete tutto da capo. Poi si fa questa parte e si va avanti, quindi andando sulla pagina successiva, va bene? Sì, pagina successiva. Se ci sarà interesse la vedremo nella lezione successiva, quindi se ci sarà condivisione sui social e mi piace, quindi vero interesse che questo è l'unico modo per mostrarmelo, va bene? Per oggi è tutto, un saluto da Mario Perbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!